La parola droni richiama alla mente scenari di guerra, ma come è già successo per molti altri prodotti industriali nati nell'ambito militare, anche i droni potranno avere delle importanti applicazioni nella convivenza civile. Il termine drone evoca immediatamente scenari bellici, con l'ausilio di elettronica di alta precisione, quasi chirurgica. L'esempio dei Predator, gli aeroplani senza pilota dell'aviazione americana impiegati in Afghanistan e in numerose aree soggette a eventi di guerra, sono conosciuti dai più. La realtà, per fortuna, è ben più variegata e, come è successo già nel passato, molta tecnologia ideata e sviluppata in ambiti militari si è poi diffusa con applicazioni utili alla convivenza civile e all'industria. È successo per la rete internet o per il sistema GPS, che hanno permesso un'agevole comunicazione a livello mondiale, a costi via via decrescenti, con il vantaggio per tutta l'umanità. Un esempio di uso pacifico, per così dire, dei droni è stato quello del disastro nucleare di Fukushima nel marzo del 2011. I droni hanno sorvolato l'impianto nucleare danneggiato dal terremoto e dal maremoto per scattare foto agli edifici e alla costa allagata. I dati trasmessi da questi aeromobili hanno permesso alla protezione civile giapponese di quantificare e gestire la catastrofe, raffreddando i reattori e minimizzando i danni. Questo è solo un esempio dell'immenso potenziale dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto, gli APR, per usi civili. Utilizzando una tecnologia all'avanguardia, gli APR, noti come veicoli senza pilota o VSP o WAS o droni, sono con grande probabilità i prossimi prodotti di punta dell'industria aeronautica, poiché offrono opportunità vastissime non solo in ambito militare, ma, come detto, anche per le applicazioni civili e commerciali, dal controllo di volo alla propulsione e comunicazione, ai sensori, alla telemetria. I sistemi APR possono essere sviluppati in settori molto diversi, come per anche dell'attività vulcanica, ispezione di gasdotti e rotoci, missioni di ricerca e soccorso, sicurezza interna e agricoltura di precisione. La crescita di questo nuovo mercato, sia all'interno sia all'esterno dell'Unione Europea, favorirà l'emergere di un'industria dei servizi e un relativo indotto di fornitura di differenti tecnologie di supporto completamente nuovi. La Commissione europea, sul suo sito ufficiale, rende noto che sono circa 400 i progetti di produzione di sistemi APR attualmente operativi in tutta Europa. In testa vi è il Regno Unito, seguito dalla Francia, dalla Germania, dall'Italia e infine dalla Spagna. Per lo più si tratta di piccole e medie imprese, spesso start-up, che rappresentano più dell'80% delle aziende coinvolte nello sviluppo, nella produzione e nello sfruttamento dei sistemi APR. Vi sono poi le grandi aziende che collaborano a livello internazionale. Alenia Aermacchi, Finmeccanica, ha iniziato un progetto congiunto con la tedesca Cassidian e la francese Dassault Aviation per sviluppare un drone da ricognizione. Tale progetto, annunciato a giugno 2013 nel corso del Salone dell'Aeronautica di Bourget, in Francia, punta alla realizzazione di velivoli senza pilota della categoria media altitudine e lunga autonomia, un segmento di mercato dominato dagli israeliani e soprattutto dagli statunitensi. L'industria italiana è molto attiva nel settore. Alenia Aermacchi ha messo a punto i dimostratori tecnologici SkyX e SkyY, Piaggio Aero. Ha presentato recentemente il P180 Hammerhead, che riscuote molto interesse nel Golfo Persico, mentre Selex ES produce da anni il più piccolo falco venduto al Pakistan, a un paese del Medio Oriente non specificato e alle Nazioni Unite, che lo impiegano in appoggio ai caschi blu schierati in Congo. Nel 2012, secondo la società di ricerca AS Reports, il valore del mercato era complessivamente di 7 miliardi di dollari, ma studi di settore dicono che da qui al 2021 il giro d'affari crescerà rapidamente, fino a una quota di 130 miliardi. Attualmente sono gli americani i leader assoluti del comparto, tuttavia c'è spazio per crescere anche per le industrie europee, poiché, stando a quanto è emerso dalla ricerca citata, a livello globale la domanda di UAS UAV aumenterà in media del 19% nei prossimi 5 anni, a
Attualmente il maggiore ostacolo alla diffusione dell'uso dei droni per scopi civili è rappresentato dalla legislazione relativa al sistema di aviazione europeo. I droni devono avere un accesso ordinario allo spazio aereo conformemente alle norme generali di sicurezza aerea. Inoltre devono rispettare standard di sicurezza come tutti gli altri tipi di aeromobili e ciò comporta la necessità di definire alcune norme equivalenti relativamente all'aeronavigabilità, all'addestramento del personale e alle operazioni idonee. È probabile che l'incremento dell'utilizzo dei droni, derivanti dalla loro progressiva integrazione nello spazio aereo, solleverà questioni inerenti alla privacy e alla protezione dei dati. Queste preoccupazioni potrebbero derivare dalle applicazioni di videosorveglianza e monitoraggio, che comportano la raccolta, la conservazione, l'utilizzo e la divulgazione dei dati personali. Affrontare in modo adeguato questi temi costituisce un prerequisito per lo sviluppo delle applicazioni civili dei sistemi APR. L'ENAC, Ente Nazionale dell'Aviazione Civile Italiano, ha varato nei mesi scorsi una bozza di regolamento allo scopo di disciplinare l'uso dei droni con un peso inferiore ai 20 kg. L'ente deve ancora stabilire con chiarezza e in via definitiva alcuni punti essenziali, indicando per incominciare in quali spazi aerei saranno ammessi questi velivoli. Al momento in Italia la situazione è molto confusa, tant'è che non esiste né una normativa che ne vieti l'utilizzo, né una che autorizzi gli operatori a farli alzare in volo. Il risultato è un Far West. Altre nazioni invece hanno già provveduto a stilare un codice dei cieli per i velivoli senza pilota, come l'Inghilterra. Anche la Francia e la Germania si sono date da fare sotto questo punto di vista, anche se in entrambi i paesi rimangono alcuni dettagli da sistemare. E sempre a questo riguardo, negli USA il presidente Obama ha fatto firmare un ACT, che darà luogo a partire dal 2015 a un'autentica rivoluzione dei cieli. Ma quali saranno le missioni che i droni per uso civile, una volta spiccato il volo, saranno chiamati a svolgere nel nostro paese? Il presidente di Assorpass, l'associazione italiana che aggrega le imprese operanti nel settore, ha affermato di recente che tali velivoli verranno usati principalmente per la produzione di video, mappature, operazioni di soccorso e attività di sorveglianza. Se volete approfondire i nostri argomenti, potete seguirci su www.lafinanzasulweb.it e se volete commentarci, potete scrivere su Twitter #webmind.